Il Paradiso, puntata 4 aprile, la storia tra giovane Colombo e di Sant'Erasmo è finita. Durante la puntata del Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 4 aprile su Rai 1 alle 16:05. Marco di Sant'Erasmo confesserà al fratello Tancredi che il motivo del suo ritorno è l'addio con Stefania Colombo. Intanto Ezio vorrà proporre a Vittorio una valida alternativa per sostituire la ditta Palmieri per la confezionare gli abiti dell'atelier. Successivamente Clara scoprirà che Francesco è segretamente innamorato di Maria. Così anche lei rivelerà di essere infatuata di un ragazzo già impegnato, senza però rivelarne il nome. Nel frattempo Alfredo chiederà a Irene di sposarlo, ma la Venere non saprà come rispondere. Infine Adelaide racconterà a Marcello che una sua amica che vive all'estero è in fin di vita. Ma non sembrerà essere l'unico motivo per cui è turbata. Nella prima parte della puntata del Paradiso delle Signore, il giovane di Sant'Erasmo rivelerà a suo fratello che è ritornato nel capoluogo lombardo perché la sua storia sentimentale con Stefania Colombo è giunta al termine durante il loro soggiorno in America. Una notizia che lascerà tutti senza parole, soprattutto gli amici più cari della giovane giornalista. Nel frattempo Ezio proporrà a Vittorio di utilizzare la sua nuova azienda per sostituire la ditta Palmieri appartenente al commendatore Guarnieri per confezionare gli abiti del magazzino. Successivamente la signorina Boscolo scoprirà che Francesco Rizzo è segretamente innamorato della stilista Maria Puglisi. Infatti, il ragazzo nutre un forte sentimento nei confronti della ragazza siciliana. Ma dato che lei è fidanzata con il contabile Vito Lamantia non riuscirà a dichiararsi. Intanto anche Clara confiderà a Francesco di essere infatuata di un ragazzo impegnato che lavora nel grande magazzino milanese, senza dire il suo nome. Nella parte finale della puntata del Paradiso, Alfredo giovane Perico chiederà alla Venere Irene di sposarlo. Tuttavia la signorina Cipriani non saprà come rispondere a questa inaspettata richiesta e deciderà di temporeggiare. Infine Adelaide di Sant'Erasmo rivelerà a Marcello il motivo per cui è inquietata nell'ultimo periodo, una sua amica che vive all'estero è in fin di vita, queste sembrerà non essere l'unica ragione per cui la contessa è turbata.